Eccoci qua, carissimi amici, buongiorno a tutti. Guardate qua, siamo alle porte di Natale 2020 e sono venuto qua questa mattina a trovare Giorgio, che lui è sempre operativo con i vecchi camion. E niente, qua vi faccio vedere cosa Giorgio sta sistemando. Vieni Giorgio, dammi un po' la descrizione qua. Salve a tutti, come qualcuno forse si ricorderà, 2 o 3 anni fa, questo per prendere la precisione, penso già da 3 anni, il terzo anno, l'anno prossimo, l'abbiamo portato qua dalla Serbia. È uno Scania LS76, motore 6 cilindri classico, il DS11, l'11.000, che poi ha montato anche la Scania sul 112-113 fino agli anni 80. E niente, qui adesso un bel lavoraccio, abbiamo smontato tutti i parafanghi, erano un po' ammaccati, e se andate a vedere i filmati di allora del caro Claudio, qui li vedrete anche voi. E ecco, qui abbiamo controllato, i freni erano a posto, i tamburi, la nocciola di là dopo lo vediamo dopo, aveva un po' di gioco, quindi l'abbiamo ordinata in Olanda, perché ormai qui in Italia non si trova niente, anche perché questo mezzo qui non è mai stato importato in Italia. Questo è stato presentato dalla Scania nel 63, poi è stato prodotto fino ai tardi anni 80, primi anni 90 anche in Brasile e Sud America ne girano parecchi. E praticamente ti sei imbattuto in questo restauro? Restauro, il telaio era abbastanza messo male, abbiamo dovuto andarci lì, per esempio c'è una boccola anche della balestra che abbiamo ordinato, anche quella lì aveva gioco. Le sospensioni, qualche specializzato della Scania, se vuoi fare i particolari delle traverse, se voi andate a vedere uno Scania R di quelli attuali, la Scania non ha cambiato niente, il telaio, queste traverse sono uguali, quindi questo è l'alloggiamento che abbiamo predisposto per il serbatoio. Ieri abbiamo cambiato la marmitta. Marmitta che? Abbiamo preso una marmitta del 112. Ah, è quello qua. D'altra parte il motore è quello. Ecco tutti gli alloggiamenti dei parafanghi. Poi ritornerai a farlo cassone fisso? No, trattore. Ah, lo fai trattore? Abbiamo già predisposto l'alloggiamento della Rala, sì, perché il passo è 380. Praticamente verrà modificato. Diventa un trattore, anche perché il passo, come dicevo, è un passo 380, quindi è il passo del trattore. Ah, eccolo qua, insomma. Lì c'è il paraurti anteriore. Eccolo qua. Faccio il paraurti, sì. Si è pronta, il paraurti anteriore, anche quello viene raddrizzato nella presa perché era piegato. Eccolo qua, praticamente insomma la cabina è sana, dicevi, sì. Esatto. Ecco, la caratteristica dell'LS è questa, no? Praticamente il terzo asse non ha la sale, l'aveva la Scania e la Volvo, difatti la LS sta per supply axle, e si sollevava idraulicamente con la ruota gemellata. La Volvo invece la sigla era l'FB Boogie. Questo difatti c'è un motorino idraulico per sollevare proprio il terzo asse. Per cui qua dovrai cercarti anche un semirimorchio dopo, vero? Qui bisogna trovare un semirimorchio un po' corto, può andare bene anche la cisterna che ho già. Eccolo qua. Ecco qua la cabina praticamente smontata. Eccolo qua. Il cambio è un 10 marce, la leva principale delle 5 marce, più questo è per le ridotte. Eccolo qua. Insomma, ritornerà nuovo. Previsione, fine restauro? Adesso stiamo aspettando anche la pompa dei freni. Qui vedi il particolare del predisposto allo smontaggio della nocciola. Dopo davanti dobbiamo verniciarlo davanti. E la cabina. Eccolo qua. Sì, non rimane tanto lavoro. Al momento non sai, sei un po' in dubbio sui colori. Sì, ecco, sì, insomma. Eccoci qua, cari amici appassionati qua di vecchi camion, c'è qualcuno che è sempre operativo e per fortuna insomma che insomma, la passione c'è per sistemare questi bestioni, ecco. E dopo, una volta che hai sistemato questo, hai qualche altro sogno nel cassetto, Giorgio? E dopo andiamo a vedere il DAF. Ah, ecco. Eccoci qua. Ride già. Eccoci qua, cari amici. La turbina, vedi? Olse. Eccolo qua. Spettacolo, dai. Facciamo auguri qua al bravo Giorgio, buon restauro e per fortuna insomma per tutti quanti. Salutiamo tutti gli amici qua del circolo italiano Camion Storici. Auguri a tutti di buon Natale, vi starà arrivando una bella busta con il calendario e il distintivo, mi raccomando. Salutiamo il bravissimo Giuseppe e vi andare a tutti quanti. Ragazzi, spettacolo, ciao a tutti, alla prossima qua da Claudio e Giorgio. Eccolo qua, abbiamo fatto archivio perché ho paura che, sì. che mi finisca l'archivio qua, no, Giorgio. No.
Spettacolo, ciao a tutti. Ce l'ho quelli degli Austria. Spettacolo, a presto, stanno stagionando. Ciao a tutti, buon restauro.